Buongiorno, adesso vediamo come si costruisce un quadrato dato lato, cioè l'esercizio vi deve dire la misura del lato, di tutti i lati, quindi del quadrato. Io per esempio ho preso 9 centimetri, vi ricordo che io non posso con questo programma misurare precisamente e quindi dovrò sostanzialmente disegnare un po' la misura a piacere. Allora, la prima cosa che si fa ovviamente è tracciare la base del quadrato. Tracciamo la base della misura segnata, quindi in questo caso sarebbero 9 centimetri, e chiamiamo gli estremi della base, i cosiddetti vertici di base del quadrato, A e B, sempre in stampatello, eccetera. Per comodità ripasserò da subito la base come se fosse già in HB, cioè con la matita scura. Perché? Perché da questo punto in poi dobbiamo prolungare prima di A la base. Di quanto la dobbiamo prolungare? Allora, il prolungamento è a piacere, però diciamo che normalmente stiamo sui 2,5 cm, 3, non di più, perché altrimenti rischiamo di uscire dal foglio. Quindi ho ripassato la base in HB per farvi vedere qual è il prolungamento. Avrete già capito che prolungando la base prima di A, a questo punto, per costruire la perpendicolare sopra A, dovrò applicare la seconda costruzione di base, cioè la perpendicolare sull'estremo A, la perpendicolare sull'estremo A, con il primo metodo, cioè quello che prevede di prolungare la base. Volendo, potrei fare la stessa cosa applicando il secondo metodo. La cosa è abbastanza indifferente, però diciamo che utilizziamo il primo metodo, quindi punteremo il compasso in A con apertura a piacere non tanto grande, anche qua un paio di centimetri vanno più che bene, e tracciamo questo arco di cerchio che mi serve per trovare due intersezioni. Le due intersezioni che troviamo sono questa e questa. E li chiameremo punto numero 1 e punto numero 2. Lo andremo a posizionare vicino. Allora, il punto numero 2 è l'intersezione fra l'arco e la base. Il punto numero 1 fra l'arco e il prolungamento. A questo punto vi ricorderete che dobbiamo trovare il punto numero 3 per completare la perpendicolare su A, quindi punteremo in 1 con apertura a piacere, magari ampliando un pochettino l'apertura con cui abbiamo fatto l'arco. Puntiamo in 1 e facciamo un archetto, puntiamo in 2 con la stessa apertura, ovviamente, e facciamo l'altro archetto. A questo punto possiamo partire da A e farli attraversare quello che avremo nominato punto numero 3, intersezione numero 3, che è, vediamo se riusciamo a posizionarla vicino, che è esattamente il punto in cui si incontrano i due archetti. Adesso dovremo procedere puntando il compasso, cambiamo il colore così si capisce che la costruzione precedente era solo una costruzione di avvicinamento, di preparazione, diciamo. Allora, puntiamo il compasso in A con apertura da A fino a B e tracciamo un bell'arco. Così. Questo arco ci determina una nuova intersezione, che è questa qui, cioè l'intersezione fra la perpendicolare e l'arco viola. Questa intersezione rappresenta un vertice della nostra figura, è il vertice D. Quindi noi avremo A, B, ci manca C che si troverà più o meno qua e abbiamo già D. Come si procede? Allora, mantenendo il compasso aperto sempre di AB, quindi non cambiamo l'apertura, punteremo il compasso in B e faremo un arco sopra B.
Punteremo il compasso in D e faremo un arco davanti a D. Dove si incontrano questi due archetti, avremo il vertice C della nostra figura. A questo punto possiamo, avendo tutti e quattro i vertici del quadrato, potremo già unirli. Partiamo da D e lo portiamo fino a C con più precisione possibile. Partiamo da B e andiamo fino a C. E vedete rappresentato il quadrato che cercavamo di rappresentare. Ora possiamo ripassare il perimetro della figura con la matita scura, cioè la HB. Quindi da B partiamo e arriviamo fino a C. Da C fino a D, da D fino ad A. Ed ecco rappresentato il quadrato. Vi ricordo che anche le lettere vanno scritte in HB e anche i numerini, numerini un po' più piccoli, le lettere un pochino più grandi, tutto in HB perché rappresentano una parte importante della figura.